Milan 1-0. Il Milan ha dominato territorialmente per tutti i 90 minuti, ma non è riuscito a concretizzare il suo gioco, mostrando chiaramente che i due inglesi stasera assenti sono determinanti sia in fase di costruzione che di conclusione. I palloni più insidiosi sono venuti dalle punizioni di Di Bartolomei. L'Empoli ha tenuto molto bene il campo cercando di sorprendere il Milan in contropiede, i rossoneri però hanno messo in atto molto bene la tattica del fuorigioco. Il loro tiro più pericoloso su azione si è avuto al decimo della ripresa ad opera di Virdis, ma Drago è stato bravo a respingere. Proprio mentre il Milan portava i suoi attacchi con più insistenza è venuto il bellissimo gol di Cecconi. L'azione all'85esimo l'ha iniziata Della Monica dopo che gli azzurri avevano bloccato a centrocampo un lancio dei rossoneri. Della Monica, fuggito sulla destra, ha servito Cecconi che, dopo aver dribblato tre avversari dentro l'area di rigore, ha centrato con un tiro fortissimo l'incrocio dei pali, battendo Terraneo senza che questi tentasse la parata. Durante la gara Rossi, uscito per infortunio, ha riportato uno stiramento alla coscia destra, dovrà stare a riposo per 5 giorni e quindi dovrà saltare la partita con la nazionale. Cecconi con il gol di stasera sale a quota 8 ed è il capocannoniere della Coppa Italia.